produrre cibo ma anche energia, mais per farci la farina o da usare come biomassa. È la sfida che gli imprenditori agricoli dovranno vincere se vorranno rilanciare il settore e superare una crisi che quest'anno li ha colpiti duramente. Tutto quello che è integrazione al reddito per noi va bene, perché in crisi come queste molto pesanti, credo sia il peggiore anno dal dopoguerra per l'agricoltura, in cui hanno perso reddito tutti i settori produttivi, analizzare anche proposte di integrazione al reddito, che parliamo di integrazione al reddito delle aziende agricole, è un elemento importante. Al convegno di oggi all'hotel Russot di Mestre è emerso chiaramente l'uso di energie rinnovabili e di risorse compatibili può diventare un valore aggiunto e una chiave per affrontare con successo il mercato, ma certamente è anche un modo per restituire all'ambiente ciò che per troppi anni gli è stato tolto. Proprio in questi giorni, dove si discute a Copenaghen degli effetti e delle variazioni climatiche, insomma, credo che l'agricoltura possa dare, calcolando un interesse e un'attenzione, diciamo, al reddito degli agricoltori, possa dare un contributo per un miglioramento complessivo del rapporto tra emissioni di CO2 e produzione invece di derrate alimentari e trasformazioni di energia solare in energia elettrica. E il Veneto rappresenta un territorio ideale per provare a coniugare la produzione alimentare alla produzione di energia. Le possibilità per i coltivatori sono moltissime. Si possono fare diverse cose. Si può fare dell'ottimo biogas attraverso i liquami zootecnici e gli scarti agroalimentari. Si può fare della buona energia termica ed elettrica attraverso gli scarti della gestione selvicolturale del nostro patrimonio forestale. Si può fare in qualche caso anche del biocarburante attraverso degli oli vegetali, ovviamente avendo cura di, come dire, saper integrare sapientemente e gestire questa complessità e quindi saper fare un buon prodotto di qualità che vada nelle mense degli italiani e dei veneti e dall'altra parte produrre della buona energia che sappia, come dire, contribuire alla fame di energia che ha il nostro paese.